Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi torno da voi con un mini tutorial, possiamo dire anche un mini tutorial di base, su come rivestire le perle da 8 mm con delle Rocaille 110. In realtà è un tutorial che mi è stato richiesto molto parecchio tempo fa, lo devo ammettere, però per svariati motivi non sono mai riuscita a realizzarlo. Quindi oggi vi accontento finalmente dopo tanto tempo e lo andremo a realizzare insieme in modo molto molto semplice. Per realizzare il nostro tutorial avremo bisogno di una perla da 8 mm. Io le ho recuperate da una collana che non usavo più, vedete? Una perla di 8 mm, l'ho praticamente sciolta la collana, ho recuperato le perle e le sto riutilizzando, rivestendole. Quindi una perla, poi utilizzerò delle Rocaille Tau di questo bellissimo colore giallo limone, un bel colore caramelloso, che si chiama Transparent Rainbow Frosted Lemon 110 della Tau. Queste le ho acquistate da Bidding PL tanto tempo fa ormai, infatti stanno finendo. Poi avremo bisogno di un filo da tessitura, potete usare qualsiasi tipo di filo a vostra scelta, per esempio un Miyuki se avete, oppure un Nimo, oppure anche un Silhouette. Io oggi userò un Silhouette che è bianco, che sta finendo ormai, però potete usare il filo per tessitura che vi aggrada di più. Dopodiché useremo, ovviamente ci servirà un ago da tessitura, quindi un ago che passi dalle perline, un paio di forbici. E io userò anche un chiodino, un semplice chiodino un pochino più lungo, magari uno da 5-6 cm, e due gommini per gli orecchini, che dopo vi faccio vedere come usarli. Mi aiuterò ovviamente con il mio tappetino appiccicoso di Bidelon. Non è una pubblicità occulta, ma io mi trovo molto comoda a lavorare su questo. Quindi verseremo le nostre Rocaille 110. Vado a prendere 4 Rocaille sul lago e vado a chiuderle in un cerchietto. Quindi passo e chiudo con un nodo doppio. Per evitare che il mio lavoro si sciolga. Taglio questo pezzettino di filo che non mi serve più, non troppo vicino al nodo perché non vogliamo che si vada a tagliare il nodo. Passo dalla prima perlina. Abbiamo ottenuto una specie di crocetta, vedete? Adesso prendo una Rocaille 110 e passo nella perlina successiva, quindi questa adiacente, che troviamo subito dopo. Prendo un'altra 110, passo nella perlina dopo, un'altra, passo nella perlina dopo, un'altra perlina e passo in quella dopo e quella successiva, quindi l'ultima perlina che dobbiamo inserire, quindi qua tra questa e questa,
dobbiamo passare il filo tra la perlina del giro precedente e quella che abbiamo inserito in questo giro, quindi tutte e due, e usciamo sulla punta. Scusate, un po' di raffreddore. Vedete, abbiamo ottenuto questo quadrettino. Non vi preoccupate per questo filo qua, che dopo si andrà a nascondere all'interno della lavorazione. Adesso dovremo fare il nostro aumento, quindi andiamo a prelevare due rocaille 11.0 e andiamo a inserirci scavalcando questa perlina in questa perlina qua. Lo faremo altre tre volte, quindi scavalchiamo la perlina di mezzo, inseriamoci sulla perlina, in una perlina sulla punta, altre due rocaille, scavalchiamo e andiamo a inserirci nella perlina di punta, ultime due rocaille. E andiamo a inserirci nella perlina di punta e anche quella che avevo inserito in questo giro, quindi la prima perlina della coppia delle due, in questo modo, ok? E abbiamo chiuso il terzo giro. Da adesso inizia un vero lavoro a peyote circolare, quindi inseriremo una perlina per ogni spazio. Quindi sulla punta tra le due perline inserite nel giro precedente, una, in questo spazio un'altra, di nuovo tra due perline del giro precedente, quindi questa e questa, inseriremo un'altra perlina e così fino a chiudere il giro. E questo sarà il nostro primo giro da 8 perline. Finiamo tutto il giro dovrete avere 8 rocaille che inserite, 7. E adesso entriamo in questa perlina e anche quella sulla punta e chiudiamo il quarto giro. Vedete? A questo punto io inserisco il mio lavoro su uno strumento che, se avete visto i miei altri video dove rivesto le perle, io uso spesso. Questo non serve per allenarsi, ovviamente. È semplicemente un oggettino che uso io per aiutarmi a rivestire le perle, così la perla non viaggia all'interno del lavoro che stiamo facendo. Quindi sul chiodino, sul semplice chiodino da 5-6 cm, inserisco un gommino per gli orecchini. Ora prendo il mio lavoro, vedete? Qua all'interno abbiamo questo buchino qua che si è creato quando abbiamo fatto il cerchietto di prime 4 perline. Passiamo in da qui, proprio dal centro, inseriamo la nostra perla e inseriamo l'altro cappietto, altro gommino, solo che io lo inserisco così perché, essendo un po' tondo, intralcerebbe il mio lavoro. Invece lo inserisco così. Questo mi aiuta anche a stringere meglio il filo intorno alla perla. Quindi adesso dovete fare altri 7 giri a peyote, quindi abbiamo fatto uno e dovete fare altri 7. Quindi in ogni spazio inserite una perlina e uscite dalla perlina del giro precedente e dalla prima perlina inserita per ogni giro.
Allora, ci troviamo più o meno a metà del nostro lavoro, forse un pochino di più. Vedete come la nostra lavorazione accoglie la perlina, come la riveste. Allora, se casomai vi dovreste perdere strada facendo e non riuscite più a contare di quanti giri ve ne sono rimasti da fare, potete risalire a questo numero. Contando e vi spiego adesso perché può capitare. Ecco, vedete, dovete vedere dal primo giro che abbiamo fatto, quindi di 4 perline, poi abbiamo inserito il secondo giro, quindi vedete che qua questa e questa perlina, e poi il terzo giro era il nostro aumento, quindi mi spiego, queste due perline qua. Quindi questa e questa, vero? Voi dovete cominciare a contare da questa perlina qua, del quarto giro, perché il quarto giro è quello dove abbiamo inserito 8 perline singole. Quindi dobbiamo contare da questa perlina qua sulla punta. Sulla punta intendo questa punta qua, quindi da questa perlina. E contiamo. Non in alto, ma contiamo in questo modo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vuol dire che io ho fatto già 6 giri, capito? Quindi contiamo dalla perlina sulla punta, quindi dall'ultimo aumento. Nelle altre perline dove si rivestono le perline, per esempio da 12, da 16, da 14 cm. Dall'ultimo aumento che farete, inizierà il vero peyote, quindi una vera fascia peyote, e voi dovrete contare da questa perlina qua, quindi da prima perlina che inserirete nell'ultimo aumento, quindi questa sulla punta, e quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ho fatto 6 giri, adesso devo farne altri 2 e poi torno da voi. Allora, arrivati a questo punto, quindi finiti i nostri 8 giri, dobbiamo prendere una 11.0 e inserirci nella perlina successiva da dove siamo usciti e anche quella dopo. Quindi dobbiamo fare una diminuzione, quindi entriamo nella perlina successiva e anche quella dopo e passiamo il filo. Prendiamo un'altra perlina. Ci inseriamo in questa perlina e quella dopo e chiudiamo il filo e tiriamo il filo, prendiamo un'altra 11.0 e ci inseriamo nelle prossime due perline e tiriamo il filo, ultima 11.0, inseriamoci in questa perlina qua e poi anche in queste due perline, in queste due qua, ok? Quindi questa qua e queste due. Ok? Questa e queste due e tiriamo il filo. Ora prendiamo, tirate bene il filo, eh? Ora prendiamo un'altra 11.0 e inseriamo nella perlina del giro precedente. Passiamo. Prendiamo un'altra 11.0 e andiamo in questa perlina subito dopo. Prendiamo un'altra 11.0 e entriamo in questa perlina e in questa, quindi in queste due. Questa è la perlina in queste due. E tiriamo bene il filo. Ora ripassiamo il filo nelle ultime 4 perline che abbiamo inserito. Quindi solo nelle ultime 4 perline.
e stringiamo bene il nostro lavoro. Ok, ora potete anche togliere la perlina dal chiodino e ripassiamo il filo un po' per disperderlo, quindi ci inseriamo un po' nelle perline per disperdere un po' il filo in giro per il lavoro. Così anche per rafforzare la nostra tessitura lo andate un po' a nascondere, e anche perché così dopo possiamo tagliare senza fare dei ulteriori nodi. Ok, a questo punto possiamo anche tagliare il nostro filo. Ecco, il nostro tutorial è finito. Lo so che è un tutorial veramente per i principianti, un tutorial di base, ma lo ammetto che io in primis sono una di quelle persone che magari se non faccio un tutorial da diversi mesi dopo me li dimentico, mi dimentico i passaggi da fare, e quindi mi piace andare a rivedere magari i video tutorial o i file che ho salvato per ricordarmi come fare e non dover ricominciare a imparare da capo, magari fare dei campioni eccetera. Un altro trucchetto che io uso, perché mi è capitato, ve lo dico per esperienza, perché mi è capitato, si spostava la perla all'interno della rivestitura e non riuscivo più a trovare il foro d'entrata, e quindi che adesso è qua e voi vedete anche il mio dito che si vede, ma a volte si sposta e non si riesce più a trovarlo, soprattutto se rivestiamo la perla, magari lasciamo lì nel cassetto e per un po' di tempo si sposta da un posto all'altro. Io le conservo su un filo, semplice filo da uncinetto un pochino più grosso, le infilo tutte così come vedete adesso su questo filo, così evito che le mie perle si spostino e che dopo io non riesca a trovare più il foro d'entrata. Qua come vedete ne ho anche le perline di campione, una vortice, una perlina che doveva essere un frutto di bosco eccetera, e adesso le mie perline caramellose. Io vi ringrazio per la vostra pazienza, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, spero che vi torni utile e ci vediamo al prossimo video. Ciao!